Il caldo, come si corre durante il caldo, come si sta, che cosa si deve fare, anche perché non dico che è arrivato tutto insieme luglio, ma quasi. Intanto, Sì, è arrivato abbastanza avanti. Dimmi, qualche dimmi. giorno fa parlavi con me, mi raccontavi di uno studio fatto da un prof in America, all'università Armstrong, se non ricordo male, fatto da un soggetto che poi anche 68, si parla ovviamente un po' di tempo fa, ha vinto anche la maratona di Boston. Partiamo da il caldo e poi faremo proprio due esempi pratici, l'esempio della mezza maratona di Verona, corsa qualche ora fa a Verona, e una di San Giovanni che arriverà il prossimo sabato alle ore 21 nel centro di Firenze. Prenderemo proprio due esempi dove si sta correndo, diciamo, così, o scorrerà nel caso della notturna di San Giovanni con il caldo. Intanto andiamo a vedere che cosa ci diceva questo studio a Milano. Fulvio, prego. Sì, questo studio interessante, questo fatto da questo dottor Armstrong su Andy Buffon, che ha vinto la maratona di Boston nel 1968, però è ancora una persona attiva. A me è capitato di conoscerlo di persona andando un po' in giro per le maratone, è una persona in gamba forte. Allora lui si è prestato per fare, fra virgolette, da cavia a questa specie di esperimento che hanno fatto. Cosa gli hanno fatto? L'hanno fatto correre in 2 giorni consecutivi alla stessa andatura, che era di 5,20 km, quindi una andatura amatoriale, prima a 11 gradi e poi a 32 gradi. Cosa è successo? È successo, per esempio, che correndo a 11 gradi, che dato me lo leggo, cioè aveva 158 pulsazioni. A 32 gradi queste pulsazioni erano 175. Altro dato interessante è la temperatura. Temperatura rettale era 38,8 con 11 gradi, 39,7 a 32 gradi. L'acido lattico, il lattato, tanto per essere più chiari, era di 0,978 millimoli litro correndo a 11 gradi e diventava invece 4,04 millimoli, cioè un valore di soglia, correndo sempre a 5,20 ma a 32 gradi. Altro dato, secondo me, interessante è quello della sudorazione. Lui a 11 gradi tirava fuori 8 decilitri. A 32 gradi la bellezza di 16 decilitri. Questo vuol dire che il sudore era chiaramente aumentato. La percentuale di disidratazione è stata calcolata 1,3, 1,6, 2,6. Questi secondo me sono dati abbastanza importanti e chiari che ci fanno capire come quando si corre con il caldo si faccia più fatica sostanzialmente. Perché se le pulsazioni sono così alte, il costo energetico della corsa, perché si fa più fatica? Perché chiaramente l'organismo è impegnato, oltre che a correre, a raffreddarsi. Non ci sono degli studi, c'è uno studio sempre da un altro grandissimo fisiologo dello sport, si chiama Postil, che parla proprio di una vera e propria gara che fa l'organismo, va bene, fra dover avere energia per correre, dover mandare il sangue ai muscoli per correre, e dover mandare il sangue in periferia per raffreddare l'organismo. Questa è una competizione all'interno dell'organismo che chiaramente deve essere gestita, no? Perché chiaramente tutti sappiamo che quando è caldo è molto importante. Altro fattore sul quale mi vorrei soffermare un attimo prima di lasciare spazio alle domande è il discorso dell'umidità. Noi tutti che corriamo abbiamo capito che quando l'aria è secca si corre molto meglio e quando invece è umido si fa molta più fatica e si suda anche di più. Questo perché quando c'è l'aria secca l'organismo tende a evaporare, il sudore tende a evaporare meglio, questo non è che non si sudi, però ci sono queste sensazioni, mentre quando c'è l'umidità si tende a avere più parte liquida di sudore. Queste sono alcune delle indicazioni di tipo generale, ora poi facendomi le domande voi possiamo approfondire tutti gli argomenti evoluti che volete su questo argomento, mi sembra abbastanza calzante.
un'altra cosa, il tempo d'adattamento. Il tempo d'adattamento al caldo è considerato dagli 8 ai 10 giorni in genere, secondo quello che dice la fisiologia. Da noi è arrivato un tempestivo, è abbastanza all'improvviso, per cui siamo ancora in una fase di adattamento. Veramente il costo energetico aumenta sempre anche quando siamo adattati, però con l'adattamento l'organismo un po' di difese le prende, per cui è un po' più facile. Ma io faccio così, Ok. per adattarmi meglio la prossima settimana con te all'Elba, quindi mi adatto meglio, andare Noi un po' di meditazioni si trova. Intanto è arrivata anche Ingrid, Nadine, andiamo. Ora, a parte le battute, ma ci sto seriamente pensando, una settimana all'Elba ce la ripasseremo. A proposito di questo, poi entrerò, il primo sarò io a farti delle domande. Ricordiamo quello che farai nelle prossime settimane a partire dagli stage, ma tante altre cose sul tuo sito internet. Prego. sì, sabato purtroppo dopo tanti anni non ci sono più nel San Giovanni, mi dispiace molto, ma sarò a iniziare il primo delle nostre settimane di allenamento di vacanza all'Isola d'Elba. Quest'anno per la prima volta facciamo anche l'esperienza di triathlon con Lina Manzo, che è la nostra responsabile per il triathlon, e faremo questa esperienza. Quindi ci avremo due programmi che in alcuni momenti si incroceranno, in altri momenti saranno separati, il programma running e il programma. È un'esperienza che mi fa piacere fare, perché è la nostra ragazza, lavora per il triathlon, è veramente brava. E questa sarà la prima settimana. Invece nella seconda settimana, che sarà dal 26 al 3 di luglio, sarò da solo, farò soltanto running, e ci sarà il nostro amico Mirko Solfanelli, che è uno dei nostri affezionati amici, che vengono sempre agli stage, predilige sempre l'Elba. Poi faremo 2 settimane di sosta, e il 17 di luglio, insieme a Antonio, perché questa volta verrà anche Antonio secondo me, andremo a Corvara. E a Corvara faremo questa bellissima esperienza nell'Alta Badia, dove andremo a correre in posti decisamente belli. Via da Corvara sabato mattina, sabato pomeriggio da solo riprenderò a Dobbiamo, altra nostra località storica, dove ci vado nel 2001, e anche lì faremo una settimana in questi posti veramente belli, dove ci sono i posti ideali per correre. Infatti c'è la pista atletica, c'è anche tu. Ancora 2 settimane a casa, 3 settimane a Firenze. Quest'anno facciamo, dopo tanti anni, farò Ferragosto a Firenze, poi dal 21 al 28 e dal 28 al 4 settembre di nuovo all'Elba, per completare la nostra stagione di settimane di vacanza. Poi nel frattempo stiamo andando avanti con la nostra attività online, sia di tecnica di corsa, di teste di gonfiamento, di teste di valutazioni, di colloqui che facciamo con le persone e di programmi di allenamento. Chiaramente stanno andando bene sempre i nostri ebook, che stanno veramente avuto da successo, i nostri percorsi di dimagrimento, mezz'età, menopausa, sedentario. Insomma, dai, come vedi, caro Fabio, non ci annoiamo. Stasera faremo l'ultima uscita di allenamento in pista allo Stadio Dolfi, e poi può venire anche a salutarci. Saremo lì alle 6:30, dopo riprenderemo a settembre, e poi abbiamo deciso di sospendere questa attività, perché fra stage e consonanza ci resta difficile. Sì. Questo è un po' quello che facciamo. Ricordiamo anche i nostri libri, che sono ancora molto gettonati, che sono tipi che corrono, e andiamo a correre. Insomma, ancora funziona, dai. Mi ha messo voglia e 10 anni che non torno a Aspetta, corsi dell'Elena, Pilates, Oh mamma! Pilates dell'Elena, Pilates dell'Elena. Ed ho cominciato in palestra, Ci manda, palestra riaperta, ci manda. il lunedì e mercoledì dell'Elena. Corso di Pilates, dai, ora non parlo più. E dicevo, mi ha messo voglia veramente all'Elba, mi immagino in questi giorni come si sta bene ovviamente al mare, soprattutto come si sta bene relax. Allora, Giulio, noi ripartiamo dal nostro argomento di oggi. Correre col caldo. Hai fatto riferimento a quelli che si sono messi in contatto adesso. Saluto ovviamente tutti per fare le vostre domande, ce ne sono già alcune. Abbiate un attimo di pazienza, rispondo. Fulvio ha fatto un riferimento a uno studio del dottor Abst,
presso un'università americana insieme a un atleta che hanno provato a correre a 11 gradi alla stessa andatura e poi a 32 gradi. Differenza che era 11 gradi, lo ricordo per quelli si sono messi in contatto adesso, era 158 pulsazioni, ovviamente alla stessa misura di 5 minuti e 20 km. A 32 gradi le pulsazioni arrivavano già a 175 gradi, e poi la temperatura del corpo o rettale, chiamatela un po' come vi pare, 38 gradi e 8 centigradi con 11 gradi e 39,5 con 32 gradi. Questo Fulvio che cosa vuol dire? Che facciamo un esempio. Io 2 giorni fa ho corso la mezza maratona di Verona, i gradi non erano 11 ma neanche 32, diciamo intorno a 25. Già, forse anche in virtù di 30 anni della mia esperienza, ho iniziato a correre con 10-15 secondi a chilometro più piano del mio solito, ma ti posso garantire già al terzo o quarto chilometro con 25 gradi, pur partendo all'8 di mattina, non sentivo fatica, però ovviamente fa sudore, caldo, eccetera, eccetera. Ecco, in quel caso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ridurre l'andatura, bere di più, bagnare in continuazione. Qual è la soluzione? Allora, la soluzione, bere di più bisogna stare attenti a non esagerare con il bere, perché se bere è importante, bere troppo, soprattutto quando bere troppa acqua, si va incontro a quel fenomeno dell'iponatremia, però è difficile che capiti. Se ormai tutti runner, se seguono le nostre indicazioni, si dice di bere un po' piccoli sorsi e di alternare acqua a integratori idrosalini. Questo del bere è fondamentale. No, quando ci sono questi caldi è fondamentale rallentare l'andatura, perché comunque si va piano. Come si è visto dai dati che ho detto prima, lo sforzo che fa l'organismo è notevole, perché oltre a mandare il nutrimento al sangue, ai muscoli, deve anche fare in modo di raffreddare l'organismo, che quando la temperatura del corpo è a contatto con l'aria, che è a una temperatura molto simile a quella della pelle, diciamo, quella del corpo, la difficoltà a smaltire il calore è fondamentale. Ricordiamoci che il calore noi lo smaltiamo, semplicemente lo stare in piedi fa sì che noi produciamo calore, no? Questo famoso, anche il metabolismo stesso ci fa consumare calore, per cui noi abbiamo sempre bisogno di essere raffreddati. Quando si va a fare uno sforzo di endurance, come quello della corsa in situazioni di caldo, allora bisogna stare attenti e bisogna soprattutto rallentare. Quando ci sono delle gare, ritornando, tipo quella che hai fatto te, in cui si parte al fresco e si va verso il caldo, ecco, allora lì conviene fare, come io feci la corsa della Maratona di Chicago nel 2000 dietro, il positive split. Cioè, io sono sempre uno che raccomanda partire tranquilli. Questa volta è meglio partire un po' più veloci nella parte iniziale, perché dopo, quando comincia a venire il caldo, inevitabilmente si rallenta, e allora uno va bene ad affranciarsi. Io mi ricordo quando corsi Chicago, alla partenza c'erano 27 gradi, l'anno prima c'erano 2, e all'arrivo invece mi davano 32 gradi. Io ebbi questa accortezza, sinceramente, nella parte finale feci fatica, senza dubbio, però mi permise di ottenere la prestazione cronometrica che volevo ottenere. Volevo correre in 3 ore e 30, forse 3 ore e 30 e 35, sì. Però nella parte finale veramente andavo in piano rispetto alla parte iniziale. Questo può essere un accorgimento. Chi invece correrà la notturna di San Giovanni, per fare un esempio, visto che mi ci ha portato prima, dovrà fare viceversa. Perché? Perché si va verso il caldo e si va verso il fresco. Per cui non partire fortissimo, anche se alle 9 non sarà più caldo, con le 4 del pomeriggio, però andare a cercare di fare un finale piuttosto forte, perché comunque la temperatura aiuterà a questo discorso del, fra virgolette, raffreddamento, anche se la differenza tra le 9 e mezzo, le 9:30 sarà poco, però vorrei passarsi il concetto della differenza tra correre verso il caldo e correre verso il fresco. Allora, Ok? intanto ci sono qualche domanda, poi arrivo. Hai fatto bene a ricordare anche questa cosa del San Giovanni, ricordiamo sabato sera, con tutto lo Scusa,
Cetila, Cetila, notturna di San Giovanni. Cetila notturna San Giovanni. Cetila, Poi notturna di San Giovanni. giustamente si arrabbiano i nostri amici, Non poi ci tira le orecchie sì. le due e si Esatto. affreschi. A proposito di intanto c'è qualche domanda, poi arrivo da Federico, da Domenico, saluto Pierpaolo, saluto Carla Boldi che è arrivata da lei, saluto anche, ci segue Tomassini, anche Donofrio, che ricordo ha fatto assieme Chi è? Daniele Donofrio, che è la maratona di Siena, quella svolta dentro l'aeroporto, ha corso, beato lui, 2 ore 14 e 0. Vediamo prossima riesce Ciao. a migliorare tanto. Allora vado da tanto c'è un rientro Fulvio che non capisco, ma insomma andiamo avanti. Allora, due domande. Iniziamo da Carla Boldi da Siena. Meglio correre la mattina presto con umidità e temperatura più bassa o nelle ore pomeridiane con umidità con meno umidità però temperature alte? Io consiglio il tardo pomeriggio. In un articolo che ho scritto l'anno scorso, mi sembra, 2 anni fa, dico proprio non aver paura del buio. Cioè è meglio correre la sera dopo il sole è tramontato, perché sicuramente sono le condizioni migliori per chi soffre il caldo. La mattina c'è sempre il discorso che si va verso il caldo, per cui la mattina bisogna correre veramente molto presto, 5:30, 6. Quando comincia già a partire alle 7, le 7 comincia a essere un po' tardi. Per cui io consiglio sempre di andare a correre verso il fresco. Tant'è vero che all'isola d'Elba, prevalentemente si correrà nel pomeriggio, più tardi possibile. Perché? Perché all'isola d'Elba andiamo verso questa direzione. In montagna invece facciamo viceversa. Andiamo a correre la mattina perché in montagna il clima è sempre molto più fresco, allora preferiamo di andare a correre con dei climi più miti. A volte mi è capitato di correre molto presto anche all'Isola d'Elba con un'umidità veramente elevata, lì è stato difficile. Quindi, il consiglio che do in linea generale è questo. Allora Fulvio ci scrive Dan 81, dice sono una moneta di 100 kg e con temperature sotto i 10 gradi rende al massimo addirittura 10 gradi. È normale? Penso di sì. Poi ci dice anche Rende sotto 10 gradi. sotto 10 gradi rende al massimo anche con 0 gradi riesce a correre bene. È normale? Penso di sì. È normale, la temperatura ideale per correre la maratona è fra 10 e 12 gradi. Fino a quando non va sotto zero, problemi non ci sono. Meglio correre con il fresco e non. E poi fa anche un'affermazione che nel 2019 ha anche corso gare brevi, immagino di 5-10 km, con 30 gradi e ha corso bene pur sudando tantissimo. Com'è possibile? Cioè, è possibile ovviamente se suda tanto, ma è possibile anche andare bene su gare più brevi, Fulvio. Se le gare sono 5-10 km, va bene, poi dipende, i 30 gradi dipende sempre da quanta umidità c'era, perché se c'era 30 gradi o il 12% di umidità, va bene, se c'era l'80% di umidità sarebbe stato difficile. Comunque va bene, ci sta. Allora, Se avesse fatto la maratona con 30 gradi il problema sarebbe stato un po' diverso. Carla Boldi ti scrive alle 6, penso alle 6 del pomeriggio, che lei alle 6. È presto. Alle 6 è terribilmente presto. Facciamo anche le 19, meglio? Iniziamo 19:30. Ora in questi giorni, fino a quando c'è le giornate lunghe così, 19:30. Tanto alle 9 è sempre giorno, 9:15. Saluto anche Allora sì. Saluto anche Fabio, saluto anche Fabiana, fate pure le vostre domande. I tempi di parlavi di adattamenti, ha detto una decina di giorni, ha detto l'ora migliore per correre per te, se ho ben capito bene, è la sera fra le 19 e le 20, se non ho capito. Dopo le 19. Ok. Si corre il lunghissimo anche nei periodi così caldo? Devo preparare la maratona di Roma. Facciamo un esempio pratico e sarà a metà settembre. Nel mese di agosto troverò 30 gradi, lo faccio il lunghissimo? Si può correre lunghissimo, ci sono degli accorgimenti. Uno è quello di andare a correre verso il buio.
dopo di correre cominciare alle 7:30 e fare finale 10:30. L'abbiamo fatto con qualcuno che doveva preparare la maratona di Berlino, di andare a correre la sera e correre fino a 9, 9:30. Altro accorgimento è quello di spezzarlo in lungo, fare per esempio sabato sera e domenica mattina, oppure fare domenica mattina molto presto e domenica pomeriggio molto tardi. Questo sì, sono due accorgimenti. Uno parte la mattina a buio, il discorso è quello, però io sul discorso di partire la mattina c'è sempre questo discorso che si va verso il caldo, per cui preferisco, se si va verso il buio, andare a cercarlo la sera. Capito? Perché quando si abbassa anche la luce, cioè, la temperatura si abbassa. E abbiamo avuto buoni risultati facendo lunghi prima della maratona di Berlino. Non c'era Roma. Prima, quest'anno, gli amici che corrono la maratona di Roma, ma anche quella di Berlino, ce ne saranno diversi, consigli li do per questo di andare a correre la sera. Ora in agosto, luglio-agosto, si può anche correre alle 7, perché tra una decina di giorni, 15 giorni circa, le giornate cominceranno a accorgiare, quindi alle 7 può andare bene, però in questa fase specifica, in questo periodo, da qui al 24, 25, diciamo fine mese, secondo me le 19:30 è l'ora ideale. Poi è chiaro, anche noi all'Elba, per questioni logistiche di scena, ristorante, eccetera, andremo a correre 6, 6 e mezzo, però il consiglio ideale è quello di 19:30 ora, che poi potranno diventare 19, che poi potranno diventare 18:30, che poi potranno diventare 18, il più che si va verso l'autunno, prima si può andare a. Allora, Fulvio, abbiamo ancora qualche minuto. Ci ricorda il nostro amico che lui va, il suo orario ideale è la mattina alle 5 di mattina, beato lui, non ci riuscirei mai. A digiuno arriva a correre anche 21 km, che dire? Eh sì, la mattina a digiuno. Ora, 21 km a digiuno, parliamone. Se deve preparare una maratona e deve abituarsi a consumare grassi, può andare bene. Però, insomma, qualche cosina, qualche carboidratino la mattina prima di andare a correre 21 km, bene, perché i muscoli hanno bisogno di un po' di arricchire le scorte di glicogeno, per cui, perché se no se lo vanno a costruire in altri modi che non sono proprio, che non fanno troppo bene ai muscoli, e quindi non voglio entrare in dettagli di questo tipo, però ecco, se ci metto un gellettino, esiste un bellissimo prodotto della Enervit, diciamo, il pre-sport, non è male. Se invece vuol fare un lavoro specifico per prepararsi a correre la maratona, quindi sviluppare la potenza, e quindi abituarsi a utilizzare una miscela di grassi, va bene correre a digiuno. E volendo citare il nostro amico dottor Angelini, o professor Angelini, mangiando poi anche la sera, però questo è un discorso di allenamento specifico per un determinato luogo. Chiaramente obbligatorio per il nostro amico bere prima di partire, non soltanto acqua, ma se beve una soluzione irriosalina, dove c'è comunque anche un po' di zucchero, sicuramente si troverà meglio. Tanto dal momento in cui si alza, nel momento in cui parte per correre, passa una mezz'oretta, in quella mezz'oretta lui si sorseggia questo mezzo litro, questa borraccia con una soluzione idrosalina, dove c'è anche un po' di zucchero, e secondo me può andare molto bene. Allora, Fulvio, dopo parleremo anche di dorso nudo e protezione solare. Sembra banale, ma è bene anche ricordare queste due cose. Un'altra cosa che ti dico, non so cosa succederanno con le maratone a settembre. Premessa, se si riesce a ripartire come adesso, ben venga le maratone, poi si starà a vedere quello che succede. Per esempio, noi eravamo a accompagnare un gruppo, come tu sai, a Verona e c'erano degli atleti. Poi rispondo anche a Irene. Irene, stai lì che poi arriviamo. E c'erano degli atleti che volevano ovviamente i ristorico, i sali, qualcuno voleva anche le banane, le arance, eccetera, eccetera. E gli abbiamo detto, cioè, signori, amici miei, siamo in un periodo di Covid, meno male che c'è l'acqua perché non si può mettere i spugnaggi. Non c'è. Ecco, qualcuno, lasciamo perdere gli spugnaggi. Qualcuno senza sali minerali era nel dramma, Fulvio.
come mai? Cioè, qualcuno è veramente abituato, ha bisogno in 21 chilometri di bere sali minerali a go-go? Se uno si idrata bene prima, soprattutto nei giorni prima, mangia bene, si idrata bene per fare la mezza maratona, non c'è bisogno di stare. Vedo a volte partire la gente con delle cartucciere famose, no? Che si dice, io sono come Della va la serie guerra. verrebbe da dire, Fulvio, verrebbe a dire quanti cinghiali hai abbattuto durante la gara? Secondo me bisogna essere un po' più sereni, appunto, visto che quando si va a correre per divertirsi, non si fa la guerra. Se c'è 30 gradi, se c'è 25 gradi, fare in modo di bere ogni 5 km, d'accordo, ma si può vivere anche senza sali, lo posso garantire. Magari riprende poi alla fine, questo sì, lo vivo con la massima tranquillità e serenità, perché bisogna togliersi un po' la psicosi che quando io vado a correre devo avere sempre tutto di tutto, devo avere il gel, devo avere la barretta, devo avere il sale minerale, no? Correre è un gesto naturale, come dice Daniel Lieberman, grandissimo antropologo della corsa, con il quale ogni tanto ho dei rapporti di lettura. L'uomo è fatto per correre, per cui cerchiamo di fare in modo di adattarla a questa situazione. Il problema è che noi oggi si sta troppo seduti, questo seduti è troppo al chiuso. Quando si va fuori all'aria aperta, l'aria aperta non ci sente il nostro ambiente naturale, ma ci sente il nostro ambiente innaturale, e quindi cerchiamo di avere tutte le difese possibili e immaginabili, quando in realtà basta un minimo adattamento e c'è bisogno di molto meno. Poi se uno va a 5,30, va a 5,40, a 5,50, l'importante è star bene, non credo di cambiare Sono d'accordo con te. la vita. D'accordo, corre effettivamente il nostro lavoro. Il nostro amico di prima ci specifica che nella cena precedente al suo lungo digiuno del 21 km, 30 km, era ricca, la sua cena precedente era ricca di carboidrati, ai lunghi appunto di 21 e 30 km, e durante gli allenamenti ha usato gel e sali minerali. Poi vado da Irene. Ottimo, Ottimo, digli che è perfetto. ottimo, spero che mi senta. Vado dalla nostra amica Irene Spezia, che l'abbiamo intervistata qualche settimana fa. Io venerdì devo correre 21 km. Purtroppo devo andare verso le 7 del mattina perché non posso andarci più tardi. Va bene come orario, se non puoi fare altrimenti, magari se parte alle 6, forse è meglio. Sì, Irene, appunto, se riesci a partire un po' prima è meglio. Perché metti che sta fuori 1,45, verso 8:30 un po' di caldo lo trovo. Comunque le 7, una come te che suppongo non vada a 8 km, può ancora andare, dai, se riesci a farti un po' più a me. Allora, abbiamo ancora 4-5 minuti, caro Fulvio. La domanda può sembrare stupida, però anche domenica ne ho visti diversi correre accanto a me a dorso completamente nudo. Ho detto, ma questi si abbronzano lungo l'Adige lì o quello che è il fiume di Verona? No, il problema non è del discorso abbronzarsi, il problema è che è pericoloso. Detto da uno che gli piacerebbe correre addosso, però no, l'attenzione ci vuole. E anche che corre con la lanottiera fa bene che si metta la protezione, che protegga la pelle con queste sostanze, con queste pomate. Perché specialmente ora, siamo all'inizio, il sole quando arriva picchia, per cui crearsi dei problemi alla pelle che, estremizzando, possono portare a calpestruzioni, perché quindi meglio proteggersi, perché il sole è un amico, fa tantissimo bene alla nostra salute, stare all'aperta, sviluppa quello che si vuole, però prendere queste botte di sole, soprattutto nell'ora calda della giornata, senza protezione, soprattutto all'inizio, non fa bene alla salute, per cui il consiglio è quello o di correre in canottiera, o con la maglia a mezze maniche. Se uno corre in canottiera, però la parte delle braccia, la parte delle spalle, la testa scoperta, è meglio che venga protetta. Se poi si mette un po', visto che le canottiere sono leggere, se uno si mette un po' di pomata anche addosso e alle gambe, non è che vada male. Basta un velo, non c'è bisogno di metterci. Poi dipende da quelle che sono le caratteristiche delle persone, no? Ci sono persone con la pelle bianchissima, e loro allora se ne vanno a proteggere di più rispetto a chi è invece
in qualche modo leggermente più pigmentato, un po' di protezione ci vuole. Ecco, questo sì. Quindi Allora, allora saluto. un po' di domande, Fulvio, perché poi dobbiamo chiudere. Allora, Carla ci dice, ma se si scansa, scansa vuol dire in toscano se non si va durante il caldo, ma quando poi la gara parte la mattina alle 8:30 alle 9, non si sente troppo la differenza? Bella domanda. Sì, questa è una bella differenza. Allora, una cosa, noi fino a questo momento stiamo parlando dell'allenamento in generale. Poi è chiaro, al momento si comincia a parlare di qualcosa di specifico, va bene, analizzando la partenza della gara, è giusto che lo dice Carla, bisogna anche fare qualche allenamento all'ora della gara. Quando si corre all'ora della gara bisogna fare in modo di essere vestiti come quando andremo alla gara e di aver fatto anche la colazione all'ora della gara. Capito? Questo basta farlo 3 o 4 volte, però la maggior parte degli allenamenti è inutile stare a soffrire, soprattutto ora che all'inizio è andare a prendersi le botte di caldo. Poi è chiaro, sì, qualche allenamento all'orario di gara va bene, però provando tu dalle scarpe in su, va bene, mi sta bene questo discorso di provare Allora, a cattivare Fulvio, anche velocemente le altre due perché poi domande. comunque Giorgio. c'è adattamento. Ok. Allora, Giorgio, salve, io sabato devo fare 4 per 5 km. Boia de, direbbero a Livorno. Con 1 km di recupero, però a causa lavoro devo correre alle 9:30. Come posso affrontare il tutto al meglio? Mi immagino che la domanda sia Alle questa. 9:30 al mattino? Eh sì, 9:30, sì. Vada più piano. Deve andare più piano rispetto al ritmo previsto, Anche perché perché sicuramente 4, se Fulvio, 4 per 5 chilometri, recupero 1 km, sono 24 chilometri più sono riscaldamento. 24 chilometri per riscaldamento. Vada più Ammazza, piano. Si organizzi per bere. Lui è importante che beva e comunque per bagnarsi. cioè magari Faccio un trovi percorso un che ci giro vuole di 4-5 km, una lasci una fontana, da bottiglietta, ripetere. passi, bevi e Sì. riparti. Quando 9:30 lui deve bere anche sali minerali, è fondamentale. Che Ok, beva acqua e sali minerali, allora Irene, soprattutto sali purtroppo, minerali. Irene, purtroppo la mattina faccio fatica a correre, preferisco dopo le 18, ma venerdì ho un impegno, riesco a svegliarmi, vado un po' prima come consigliato. Ok, Emanuele, invece, l'ultima domanda di oggi, perché poi, ahimè, dobbiamo chiudere. Vorrei rifare Valencia, la maratona di Valencia, lo ricordo per i più sbalati, è la prima domenica di dicembre. Penso di fare bici fino ad agosto e poi ricominciare a correre. Che ne pensi, Fulvio? Sì, va bene, ok. Però in questo periodo un'uscita di una settimana, giusto per ricordare a muscoli che comunque possa anche correre, che le faccio, anche se va mezz'ora, 40 minuti. Poi da agosto, dai, diritto su Venezia. E quando vai in bicicletta non faccio soltanto le girate, ma faccio anche degli allenamenti. Cioè, cerchi anche di, in bicicletta ci si può allenare anche come quando si corre, no? Quindi non faccio soltanto la girata di salute, faccia anche delle ripetute, fa salita, metta forza. Però se uno 2 volte a settimana esce anche a correre per non perdere completamente elasticità, come abbiamo detto quando abbiamo parlato di corsa e ciclismo, non gli fa assolutamente male. Allora, le domande arrivano tutte ora, ma dobbiamo chiudere velocemente. Marcella ci dice che sabato deve fare una mezza maratona alle 18. Vai verso il fresco, dovrebbe andare bene. Sabato? Dalle 18 in poi deve fare una mezza maratona, va verso il fresco, va bene. Va bene, va verso il fresco, meglio. Meglio questa è il nostro amico del 9 che corre alle 9:30 va a finire a mezzogiorno. Poi Giorgio ci 11:30. ringrazia, Emanuele, ok. Poi il nostro amico, un altro amico, l'ultima domanda davvero, poi dobbiamo chiudere, ce ne scusiamo. Buongiorno, sto facendo un allenamento tipo martedì e mercoledì 14 km al giorno, giovedì 10 km la mattina e un'ora di calcetto la sera. Meno male se è iniziato anche a giocare a calcetto. Sabato 15 km e domenica il lungo di 22-24 km. I giorni di recuperi forse manca qualche pezzo, mi bastano, mi immagino per fare la maratona, per iniziare a fare qualcosa? Penso di sì. No, non Ma capisco sai, bisogna vedere il un po' fine. come ho organizzato l'allenamento, non so dove devo arrivare, sai,
Ognuno ha le sue idee, le sue Ecco, riuscire. Fulvio, Io non disturbo, io sono andato. possiamo dare anche la tua email se qualcuno ti volesse scrivere in privato, si può Sì, dire? a voglia, molto volentieri. Prego. Se Fulvio Chioccia, fulviochioccia@fulviomassini.com. Ecco, quindi se qualcuno ha delle cose un po' più specifiche, ripeto ancora, fulvio@fulviomassino.com. Fulvio, siamo in chiusura. Grazie a te per essere stato con noi anche oggi. Il nostro amico di prima che ci raccontava tutti i chilometri sta preparando la maratona. Mi sembrano che i chilometri sono abbastanza, poi più qua mi immagino inserirà anche i lunghissimi. Dipende da quale maratona sta facendo, comunque i maratoni sono sufficienti, i chilometri sono sufficienti. Anche perché se mi metto a contare sono un'ottantina, novantina di chilometri alla settimana, beh, insomma. In questa fase qui, con questo caldo, l'ho scritto su Runner's World, nel numero uscirà a luglio-agosto, non c'è bisogno di affannarsi a fare tanti chilometri. Mi sta bene i chilometri del nostro amico di prima, ne vado a fare in bicicletta. Meglio fare i lavori più brevi, di potenza, salite brevi, ripetute brevi, per creare potenza e tenere sì la resistenza aerobica facendo dei lavori blandi in ore fresche oppure facendo delle uscite in bicicletta, delle camminate. Dopo, via via che si va verso la maratona, si inizia la preparazione specifica, allora cominciare anche a allungare. Però in questo momento, come dicevo al mio amico, che seguo da un po' di anni, Vittorio Mattioli, era preoccupato. Non sono tanto che danno fastidio ai lavori corti, va bene, ma sono lavori lunghi, perché quando devi stare sulle gambe 2 o 3 ore e sono 30 gradi, l'organismo per raffreddarsi consuma energia, per cui meglio dedicarsi a lavori più brevi. Fulvio, grazie a tutti voi per essere stati con noi da Runners e Benessere. Fulvio, noi ci vediamo ancora per un paio di martedì, poi da luglio ovviamente vi lasciamo in vacanza tranquilli, però vi promettiamo che anche la prossima settimana con Fulvio Massini saremo agli appuntamenti. Parleremo ancora di caldo, di La tanti altri prossima temi. settimana, Fabio, la facciamo da Lello. Vengo volentieri, guarda, La solo prossima anche per fare la settimana, diretta da là e poi ritorno, ma... prossima faremo da Lello, dai, così Grazie parliamo un po' Fulvio, dell'Elba. grazie a tutti voi, Okay. buon pomeriggio, buona giornata, buon allenamento a Fulvio Massini e grazie a tutti voi per seguirci sempre su Runners e Benessere e ovviamente grazie a Fulvio Massini per i suoi preziosi consigli. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao Fabio, ciao, grazie, ciao.